Negli angoli incolti possiamo trovare alcune specie di farfalle, dalle diverse fogge e colori. Le api raccolgono il polline che portano nelle arnie per trasformarlo in miele. Un codirosso comune emette il suo canto per attirare una femmina. Dove il bosco si infittisce e gli alberi sono più grandi, troviamo il picchio nero. In queste immagini lo vediamo mentre nutre i suoi piccoli con larve e insetti. Il picchio nero è il più grande della famiglia dei picchi e può raggiungere la taglia di una cornacchia. Anche il picchio rosso maggiore è indaffarato nel sostentamento della sua prole. Il picchio rosso maggiore è diffuso in tutta l'Europa. Il colombaccio è un uccello della famiglia dei colombi. È la più grande, la più frequente e la più diffusa specie di colombi in Europa. L'averla piccola è un volatile lungo circa 18 cm e pesa in media 35 grammi. Qui vediamo un esemplare maschio dalle belle colorate penne, mentre la femmina presenta dei colori meno vivaci. È un uccello carnivoro e si nutre di insetti, piccole lucertole e piccoli mammiferi. Un cuculo emette il suo caratteristico canto. Il canapino nidifica in tutta l'Italia e nella nostra regione arriva in primavera dalle zone più meridionali, dove trascorre l'inverno. I suoi habitat preferiti sono gli ambienti aperti, anche antropizzati. Le rondini raccolgono il materiale fangoso per costruire il nido. Esse nidificano nelle stalle e nei luoghi circondati da prati, dove, volando, possono cacciare gli insetti, il loro unico cibo, che portano in volo al nido per la felicità dei piccoli, affamati e desiderosi di crescere. Ecco dei giovani con un adulto, dopo aver spiccato il loro primo volo e comunque sempre sorvegliati dai genitori. Anche la presenza degli animali domestici, utili all'uomo per le risorse che gli forniscono, favorisce, quando non troppo invadente, la diversificazione dell'ambiente, consentendo la presenza di alcune specie di animali selvatici che altrimenti non potrebbero sopravvivere. Tra i mammiferi presenti nell'area, vi è la minilepre, o silvilago.
La specie, originaria del Nord America, è stata introdotta in Italia in tempi recenti, a scopo venatorio. Una volpe ha fiutato la presenza della mini lepre e ne segue le tracce, sperando di poterla catturare per farne un lautopasto. Anche un capriolo si aggira nella zona. Il capriolo è un cervide che vive in Europa e Asia e in estate ha un bel mantello fulvo. Il capriolo è lungo tra i 90 e i 130 cm e il suo peso si aggira all'incirca sui 20 kg. È un animale schivo e timido, poiché ha numerosi predatori che lo minacciano. Di ben altra taglia è il cervo. Un maschio adulto può pesare anche dai 160 ai 230 kg. Il cervo abita nei boschi e foreste intervallate da praterie e radure. Si nutre principalmente di piante erbacee. Nel Parco Naturale della Mandria, a pochi chilometri da Torino, vivono numerosi cervi, come questi che vedete nelle immagini. Il cinghiale in questi ultimi anni si è notevolmente diffuso nelle nostre campagne e boschi, avvicinandosi anche ai centri abitati. Pur nutrendosi principalmente di specie vegetali, il cinghiale non disdegna ogni tanto di integrare la propria dieta con alimenti di origine animale. Il loro finissimo olfatto consente di fiutare il cibo anche se è sottoterra. I cinghiali sono animali che vivono in gruppi, a volte anche numerosi. I cinghiali si spostano sempre in nuovi territori quando il cibo comincia a scarseggiare. Tutte le specie di mammiferi che questo video illustra sono state costrette a diventare molto guardinghe nei confronti dell'uomo, in quanto da millenni soggette alla sua caccia. Pertanto, solo con speciali strumenti e solo di notte, si possono filmare anche alcune specie molto elusive, come le faine e i tassi. Un cinghiale femmina, con i suoi quattro piccoli, nella più profonda oscurità vaga per i boschi, alla ricerca di cibo. La volpe di notte si fa più coraggiosa e si avvicina anche alle case. Il capriolo, invece, essendo una preda, rimane sempre guardingo, con tutti i suoi sensi in allerta.
Ancora oggi, anche se ormai non sono più un ragazzino, non posso fare a meno di ritornare spesso nei luoghi a me cari, sulle rive del torrente Ceronna, e riesco ancora a provare le stesse emozioni che mi riportano indietro al tempo in cui potevo gioire della natura e della felicità per le immagini che mi regalava. Spürst ein Federkleid, schon spürst